Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con la nostra serie di interviste per il canale YouTube di Equilibrio Instabile. Oggi siamo con Marco Ferrante. Buongiorno a tutti. Grazie per la tua disponibilità. È uno dei marcatori più importanti della storia del Toro, 127 gol, 8 stagioni in tranne 7 e mezzo. 7 e mezzo, perché c'è solo un piccolo intermezzo con l'Inter nel 2001. 2001. Se dico bene, 2001. Questo è un periodo diciamo abbastanza positivo per il Torino in campo, ma ci sono stati dei lutti nell'ultimo periodo mondonico, Salvo Tomà l'ultimo degli invincibili e la vedova di Maroso proprio ieri. Mi sembrava giusto citarle perché comunque per una bandiera del Toro come te volevo un po' sapere. Ma questa è sempre la pagina più triste del calcio, no? Certe leggende poi durante il percorso della vita, giusto, sbagliato, brutto, bello che sia, poi il cerchio si chiude e viene la cosa del brutto, morto. Io sono, ero e sarò sempre iper legato a Mondonico, perché per virgolette a differenza delle altre persone che hai citato, ho vissuto di più, ho vissuto momenti belli e momenti non felici, diciamo, perché Mondonico io feci il record di tutti i tempi in Serie B con 27 gol a 38 squadre, hanno scusami a 38 partite a 20 squadre, è rimasto tale, perché poi la Serie B diciamo che oggi fa più partite, perciò il record che rimarrà per sempre. Certo. No? Ma indipendentemente da quello facevo una stagione spettacolare, eravamo in Ventini, un giocatore immarcabile, lo stesso Asta, un allenatore che ti spronava dentro, fuori, durante, dopo, ti faceva sempre stare sul pezzo, ti dava tantissimo. Infatti per il percorso poi del proseguo della mia carriera è stato molto, molto importante i suoi insegnamenti. E poi è brutto quando poi, come dicevamo prima, quando vengono a mancare, perché indipendentemente dall'affetto personale vengono a mancare delle persone che nel mondo del calcio hanno dato tanto. Certo. Dato tanto. Con la speranza che ci siano altri allenatori in futuro che possano alzare questa benedetta sedia come fece lui. In quei contesti lì. In quei contesti lì, con la speranza che invece di perdere tu possa vincere. Volevo dirti una cosa, la seconda domanda era, tu hai giocato in tante squadre, sì, sia in Serie A che in Serie B, ma come mai al Toro sei riuscito a creare questo feeling così con l'ambiente, sei esploso definitivamente proprio negli anni del Toro, ecco? Ma io penso perché, come ho detto a tanti tuoi colleghi, indossare questa maglia e questa tifoseria è diversa dagli altri. Diversa dagli altri perché? Non per dire che le altre sono da meno, però il discorso della storia del Toro, se tu hai la fortuna di militare a Torino più di 3-4 anni, riesci a capire determinate cose, l'ultimo quarto d'ora, il fatto che i giocatori si alzavano le maniche della maglietta e da lì attaccavano la spina e vincevano sempre, di non mollare mai contro nessuno, che tu possa giocare contro la Juventus o Real Madrid o Barcellona, sai che gli altri sono più forti, ma tu hai interiormente un qualcosa in più per far sì che non perdere mai in facile modo. Ecco perché a volte io in alcune interviste di recente, quando vedo che il Toro perde, poi alla fine tutti che si abbracciano, abbassano il capo, hanno uno spogliatoio, per me è una cosa non da Toro. Ecco, certo. Ecco perché a volte sono un po' critico. Si bisogna sudare fino all'ultimo. Fino all'ultimo, e poi io mi ricordo, guarda, la cosa che mi è rimasta impressa sono tutti i derby che ha fatto Ventura, tranne l'ultimo che vinse. Sì. Tutti persi 2-0, 3-0, 4-0, 2-0, 3-0, 4-0, ma in facile modo, senza spirito di reazione, senza lo stesso allenatore, i giocatori che sono un po' d'amor proprio. O sono cambiati i tempi, ma è una cosa che io da ex non accetto, sì, no. Ma penso anche gli stessi tifosi, voglio dire. Andare a avere l'ansia da derby. Sì, non è lo spirito del 3-3, ad esempio. Non è lo spirito Toro, diciamo, indipendentemente dal 3-3, che quello è stato come la storia. Certo.
volevo chiederti invece poi di altre tue esperienze. Tu sei cresciuto nel Napoli. Sì. In un Napoli anche molto molto importante. Volevo sapere, per un ragazzo molto giovane, allenarsi e giocare anche alcune partite con Maradona. Gente come Maradona, Careca, Mao, cosa vuol dire? È difficile da spiegare perché tante situazioni secondo me sono le vivi. È troppo limitativo raccontarlo in due parole, no? Perché c'è tanto da imparare se hai i presupposti per migliorare il tuo percorso di crescita. Però ti dico, trucchi del mestiere, lo stesso Careca, un attaccante brasiliano fortissimo, uno scugnizzo, diciamo, che io da lui ho avuto degli insegnamenti sotto il profilo della scaltrezza. C'è anche le palle vaghe, le palle che sembrano morte, tu devi cercare di finalizzare al 100%. Mi sono permesso di dare qualche suggerimento anche a Belotti sotto questo punto di vista, perché a volte è un giocatore che passo da certo. È un giocatore che dà sempre il 100%, però a me mi hanno sempre insegnato una cosa che era la mia forza, di sfruttare al massimo al 100% che tu ci possa riuscire o meno, ma la prima occasione, perché il Toro, diciamo, a differenza forse della Roma, della Lazio, del Napoli, del Milan, dell'Inter, della Juve, di prima prima metà, non è una squadra che costruisce tanto, perciò tu non avrai nell'arco di una partita quelle 6-7 occasioni, vabbè, se ne sbaglio 2-3, poi me ne capita 3-4, non è così. Perlomeno ai miei tempi, quando giocavamo in Serie A, che ci salvavamo a volte per il rotto della cuffia, ti capitava quella mezza occasione. Bisognava. E se tu non eri brillante, poi ti mangiavi le mani perché altre occasioni non te ne capitavano. Certo, allora bisogna essere sempre. Però come dicevo prima, avere la fortuna di aver invitato con dei giocatori importanti che anche sotto il profilo umano, certo, non solo tecnico, che ti possono essere insegnamento nel percorso di crescita della tua carriera, è di vitale importanza. E poi ho avuto la fortuna di giocare anche con Ronaldo, anche se lui era. Veniva dal brutto infortunio Ronaldo all'Inter, no? Sì, sì. Lui veniva dal brutto infortunio che fece l'anno prima Roma con la Lazio, che si rompe il tendone d'Achille. Perciò era in ripresa, giocò poco, quasi niente, perché poi l'anno dopo, nel 2002, c'erano i mondiali, però e poi tra l'altro ha vinto da solo. Però dicono che tutti già in allenamento facevano impressione. No, imbarazzante. No, era perché era molto tecnico e molto forte. Non starei neanche qui a raccontarti cosa poteva fare. A volte debellava gli uomini senza toccare il pallone. Proprio. Solo con le movenze delle spalle, sì, che se tu non anticipavi la giocata, essendo iper veloce, aveva una forza esplosiva, una forza della natura. Infatti, differenze secondo me non sono paragonabili quando a volte sono le dicerie, no? Da bar, sì, che dicono chi è più forte, Ronaldo, Messi o Ronaldo, oh, dell'Inter, sì, o Maradona. Ogni tutti hanno caratteristiche diverse e periodi diversi, un po' come si diceva diversi anni fa tra Maradona e Pelé. E lei giocava un calcio che andavano a 2 all'ora, sembrava i rallenti, i replay. Maradona era diverso. Maradona, non so se vi ricordate, Italia-Argentina, quando lo marcò Gentile, sì, che se Gentile facesse questo tipo di marcatura oggi, giocherebbe 40 secondi. È vero. Poi volevo chiedere un'altra cosa, hai giocato nel Parma, un Parma, sì, che stava crescendo e che poi è diventato una delle realtà a livello italiano e non solo importanti degli anni 90. Quell'anno il Parma ha vinto la Coppa delle Coppe a Wembley. A Wembley, secondo volevo me. Volevo sapere com'era giocare in una squadra che stava crescendo così, che poi ma si è guarda, affermata. Io sono arrivato nel mercato, allora non c'era il mercato di gennaio, il mercato si apriva un po' prima, io ero a Napoli, comincia il campionato a Napoli. E dopo 10-11 partite ci fu questa finestra di mercato e andai a Parma. Era un Parma che l'anno prima, per fare la Coppa delle Coppe, aveva vinto la Coppa Italia. Perciò aveva già fatto un campionato importante, aveva già vinto un trofeo importante. Era il classico 5-3-2, allenato da un grande uomo, una grande persona, come Nevio Scala, un grande preparatore atletico, dopo è stato con la nazionale Carminati. Però tutto questo c'era. Un gruppo solido, con un unico intento e un unico obiettivo. Era una squadra provinciale, una squadra che sulla carta non era il Milan, il Real Madrid. C'era Spriglia, c'era, sì, Broly, un giocatore importante. Sì, Benarrivo. Benarrivo, Taffarel, Taffarel, Minotti, che poi tra l'altro ha giocato con me a Torino. Però Grun, Giorgio Grun, il belga. C'erano giocatori importanti e passo dopo passo, nonostante fece un po' di fatica perché veniva una realtà molto, ma molto più importante che quella di Napoli,
a entrare nella loro mentalità a Parma, perché ripeto, molto provinciale ma molto forte. Poi sì, un bel mix tra giovani. Bravissimo, bravissimo. E veterani. Bravissimo, bravissimo. Sì, perché c'erano anche giocatori quasi a fine carriera, un po' come Pin, Cuoghi, Zorata, poi c'erano i ragazzi che avevano. Non erano tanti, non erano più di primo pelo. E però ti ripeto, quell'anno lì, partendo non con il favore del pronostico, perché siamo squadre come Atletico Madrid, CSKA, molto più forti del Parma, passo dopo passo, step by step, vincemmo la Coppa. Coppa dell'Europa a Wembley, una cosa una bella soddisfazione. Molto. Volevo sapere, invece, passando dalle cose più da quelle più negative, un po' più difficili, per un giocatore, quando ci sono delle contestazioni, a me vengono in mente due periodi un po' difficili della tua carriera. All'Inter, che se non sbaglio è stato l'anno del motorino, se non voglio dire... No, più cose, perché lì ci fu il motorino, ecco. Lì partimmo, ci fu una cosa abbastanza strana, perché... C'era un Inter-Atalanta e i tifosi dell'Atalanta, gli Ultras, decisero di partire da Bergamo, 1000 tifosi col motorino. La sfiga fu che arrivati quasi a tiro con lo stadio, passava il pullman nostro. Allora praticamente c'era una strada chiusa solo di motorini. Loro fermarono tutti i motorini e caricarono il pullman. C'era solo una volante a seguito nostro che... erano rinchiusi nella macchina e dico gli Ultras poi si incavolarono quando vennero a sapere che erano lì allo stadio, uscirono, fecero entrare quelli dell'Atalanta e poi a partita in corso presero un motorino loro, lo portarono in curva dell'Inter, gli diedero un fuoco, lo presero a calcio e lo facevano vedere. Ma quello non sapevo. Questo è poco la sangue, perché io ero sul pullman, non ti voglio dire. Ecco, quella e poi mi ricordo anche una contestazione anche molto dura dopo un Toro Milan, anzi durante un Toro Milan del 2002-2003. Quel Toro... Sì, io con la panchina pensa, io con la partita pensa che avevo l'obbligo di non giocare. L'obbligo di non giocare perché purtroppo un'altra persona scomparsa, il presidente Ciminelli, un po' come al derby del 3-3, se sì, un tempo non giocavo perché avevo l'obbligo di non giocare, perché sennò mandavano via l'allenatore, e un po' anche quella parte là. E parte di cartello, anche perché lui voleva che io andassi via, i giocatori più rappresentativi del Toro voleva liberarsene. Alla faccia, vabbè, allora una situazione ecco, al di là di queste vicissitudini, voglio sapere com'è per un calciatore professionista che è abituato un po' a tutto, comunque giocare, allenarsi con delle contestazioni dure. Ma guarda, lì dipende dal carattere che tu hai. Subisce un po' questa cosa? Ma ti ripeto, dipende dal carattere che tu hai, perché a volte puoi essere sprono per far sì che tu, sono venuti lì per contestarti, la squadra, non il singolo. Perciò vuol dire che tu forse o hai dato poco o che tu debba dare un qualcosa. Puoi fare la differenza. Però devi guardarti tu internamente, non devi sentirtelo dire dagli altri. O a volte solo l'allenatore quando manifesta il suo dispiacere perché ha fatto una prestazione non brillantissima. Lo step finale è quando vengono i tifosi al campo, in curva e ti contestano. Ma è legittimo perché il tifoso, basta che sia sempre una contestazione pacifica, il tifoso paga il biglietto, giustamente, tu sei iperpagato, loro giustamente ogni qualvolta che non sudi, non ti dai da fare, dicono ma io lavoro in Fiat, guadagno X al mese, tu guadagni X per 2000 e non corri. Devi impegnarti. Allora, sì, non c'è una verità in questo, perché a volte ci sono tante situazioni che se non corro a volte sono delle motivazioni, o che non sto bene fisicamente, non è solo o che ho avuto un problema in settimana, sì. No, perché mi chiedevo quello, perché a me aveva colpito, avevo visto la partita in TV e vedere che alcune decine o anche centinaia di persone possono entrare in campo per una squadra già in difficoltà. Sì, là, però anche vedere. Ecco, non credo sia facile, anche per uno che magari ha già visto campi infuocati vissuto tutto. A volte vedi il tifoso rischia di incappare anche in casini grossolani, perché se tu oltrepassi le mura di cinta, spacchi i vetri, rischi anche l'arresto. Però poi ti fa capire l'ira del tifoso e il tifoso davvero che ama a volte non il giocatore perché non lo rispecchia al 100%, ma ama la maglia. La maglia, è fondamentale la maglia. Ti ripeto, lì è molto soggettivo, c'è chi ha carattere
io avevo un carattere da vendere, perciò... Se non subivi questo... No, subivo il giusto, che dicevo, sì. Sono venuti, sono incavolati, è giusto che ragazzi guardiamoci allo specchio, e è giusto dobbiamo dare qualcosina in più. Tanti invece si chiudevano a riccio e lì si crea un doppio danno, perché come ho sempre detto e consigliato anche ai tifosi, è giusto contestare al 95esimo, oggi a differenza di ieri, al 97esimo, perché c'è molto recupero, ma quando l'arbitro fischia, perché prima, se tu perdi 1-0 in casa e cominci a fischiare contro i tuoi tifosi, contro il tuo presidente, che sei scontento, in campo hai la sfortuna che hai dei giocatori che non sono forti a livello caratteriale, c'è la pesce della medaglia, di scrivere del secondo e terzo. Allora io sto zitto, ti applaudo fino al 94esimo, poi, dopo, poi al 94esimo ti massacro, tra virgolette, insulto, voglio dire. E questo secondo me è costruttivo. Certo, invece parlo se prima. Se uno pensasse al bene della squadra, parlo prima. Invece per chiuderti volevo chiederti una cosa che forse ti avranno anche già chiesto. Tu hai fatto tantissimi gol, Serie A, Serie B, nelle coppe. Qual è quello che ti è rimasto nel cuore, che ti ha dato molta soddisfazione quando l'hai segnato? Se giocassi ancora ti direi quello che devo fare, purtroppo non gioco più. E di quelli fatti? No, di quelli fatti ci fu un gol, se non sbaglio in Serie A in rovesciata, l'ultimo secondo Venezia, in Serie A, che è successa una cosa stranissima, perché... io feci gol in rovesciata e me l'ho un po' fuga per la vittoria, non in proporzione, perché io feci gol in rovesciata attaccato alla curva nostra, dove c'è il nostro settore. Andai a esultare sotto la curva, mi ricordo che però prima del gol io mi feci male, mi stirai, perciò zoppicavo. Comunque feci questo gol, andai a esultare, feci tipo un paio di minuti di casino là sotto, poi andai verso il campo e non c'è nessuno, non c'è nessuno, al che non pensavo, cioè è talmente l'adrenalina a mille che dicevo ho fatto gol, non ho fatto gol, sto sognando, cosa è successo? E invece mi ricordo che l'arbitro era Collina, la palla varcò la linea, l'arbitro fischiò il gol e poi fece tre fischi finali, era finita la partita. Infatti mi ricordo che pensavo di vedere Bucci, no? Certo, che ce l'avevo di fronte. Cosa sta succedendo? Al tipo mi ricordo, non so se Bonomi, Lentini, metto Marco, è finito, dobbiamo andare. C'è una cosa, una sensazione stranissima. Poi certo. Anche con il derby, certo. Però quello è stato però un po' quello è bello e brutto nello stesso tempo, perché non sapevo se tutto fosse vero o meno. Certo. Noi ti ringraziamo allora. Grazie per a voi, è stato queste cose interessanti che ci hai raccontato e noi vi diamo l'appuntamento alla prossima intervista.